Buonasera ragazzi, direttamente da House of Biker. Questa sera siamo qui a presentarvi un'altra delle chicche made in Italy arrivate qui in House of Biker, veramente strepitoso. Allora, partiamo dall'inquadratura di questa cosa qui, che è la targhettina dell'edizione limitata di questo modello. Bene ragazzi, siamo davanti a una delle 200 esemplari della mitica Aprilia Tuono 1000 R Limited Edition. Che cos'è questa moto? Allora, probabilmente molti la conosceranno, ma è talmente difficile vederne una che ne vale la pena fare un piccolo approfondimento veloce. Aprilia nel 98 lancia la sua strepitosa Aprilia RSV 1000, quindi la sua prima super sportiva bicilindrica motorizzata con il V60 Rotax, e poi qualche anno dopo, esattamente nel 2002, perché qui siamo nel 2002, viene presentata la prima Street Fighter del segmento a livello mondiale. Quindi Street Fighter, che cosa si intende? Prendere una moto super sportiva, scarenarla quanto più è possibile per renderla molto molto divertente. Ecco che nasce questa moto. Questa addirittura è l'esemplare, è la moto che Beggio, il nome gliel'ha dato lui per primo, Beggio il presidente di Aprilia, che oggi purtroppo non c'è più. Nasce questa moto strepitosa che ovviamente ha sempre diviso un pochettino tutti per via di un'estetica un po' così, perché ovviamente o piace o non piace, ma il suo carattere e la sua e il suo fascino è veramente qualcosa di unico. Ma che cosa che rappresenta questa moto? Allora, la base già dell'RSV 1000 era strepitosa, ha segnato veramente dei parametri di guida veramente sconosciuti. Ma cosa succede? Nella versione questa, qua siamo nel 2002, quindi era appena nata l'anno precedente la versione restyling dell'RSV 1000, con almeno 200 aggiornamenti rispetto alla primissima serie dell'RSV 1000. Quindi la base di questa è la RSV 1000 R del 2001, se vogliamo. Quindi tutti questi aggiornamenti non hanno fatto altro che migliorare drasticamente il modello che c'era precedentemente. Poi cosa è stato fatto? Essendo un segmento nuovo, viene fatta questa edizione limitata in 200 esemplari, numerati uno a uno, con delle caratteristiche particolari. La ciclistica appunto deriva direttamente dalla RSV 1000 R appunto, ma vengono fatto un trattamento di colorazione molto particolare, perché questi magnifici cerchio Z hanno questo colore brunito particolare, come anche il telaio, tutto in stile dorato. Hanno ovviamente plastica e serbatoio, codine in carbonio, il cupolino in carbonio, come anche il parafango, e poi ci sono tutti questi inserti in un materiale che viene chiamato Kevlar, che gli danno questa particolarità veramente unica. E poi non finisce qui, perché abbiamo anche tutta la parte della sella, che è sempre fatto con questo materiale particolarissimo in stile Kevlar, che infatti converrebbe sempre sostituirlo con una sella di quelle tradizionali, perché magari è un po' delicato, ma questo gli dà quel tocco veramente particolare a questa moto strepitosa. Allora, come vi dicevo prima, è una moto che ha diviso veramente tantissimo, perché sì, diciamo che non è una moto che si vuol fare amare per la sua estetica estrema, ma è la classica moto che ti dice: tu sali in sella, non pensare all'estetica, ma pensa solo a guidare. E vi posso garantire che è un qualcosa di strepitoso, è stupefacente. L'esemplare che abbiamo qui in sede è appunto un modello usato, andiamo un po', 15.000 km, quindi è ancora molto fresca. Alcuni segni di vetustà che ve li si vedono qui, qua vediamo la targhetta 111 di 200 fatte, alcuni segni di vetustà nei vari materiali, ma sai, ricordiamo che la moto ha 22 anni, ha qualche perdita qui della parte del trasparente che viene, è stato messo sopra, tutte cose abbastanza poi classiche di quando una moto ha un po' di anni. La sella qui è tutto molto bello, tutto è molto bello, come potevamo vedere, direi proprio alla grandissima. Quindi dei grandi difetti non ce li abbiamo. Abbiamo qui nella parte qua del cupolino davanti stessa cosa, una piccola perdita della verniciatura trasparente opaca
sopra al cupolino, ma del resto ragazzi andiamo veramente alla grandissima. Qualche piccolo punto di ruggine in queste parti qua, vedete, però del resto ragazzi è sempre come sempre per essere pignoli, del resto la moto è strepitosa. Allora, nel caso specifico di questo esemplare che è arrivato qui in sede, in più vediamo che c'è un bellissimo accessorio, questo scarico Racing Aprilia RSV Titanium a palla, con un'altra particolarità: la compensazione dei collettori by Gabbro, Roma, Italy, dove questo è un kit, è una piccola modifica che veniva fatta per migliorare drasticamente la sua erogazione. Vi posso garantire che effettivamente è così. Quindi, oltre ad avere anche questo accessorio Racing già installato e anche questa kittata sotto della compensazione dei collettori, ovviamente non manca il suo silenziatore originale, come anche la sella del passeggero. Quindi ragazzi, tanta roba. Molto bene, allora la moto è già disponibile qui in sede per essere acquistata, per venirla a vedere, anche perché la rarità di questa moto è veramente molto molto alta e soprattutto perché rappresenta l'inizio di un segmento a livello mondiale veramente strepitoso, ma che ancora oggi vi posso garantire che potete guidare un esemplare del genere con il sorriso sulle labbra, veramente alla grandissima. Molto bene, prima di salutarci, come sempre, andiamo a sentire come canta. E vai! Vi aspettiamo qui in sede per venire ad ammirare questa meraviglia del Made in Italy, rarissima, e come sempre vi chiediamo di lasciarvi un like al video, se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale e di seguirci sempre. Ciao a tutti!